Editrici di Mamma Style e benvenuti in un nuovo video. Fra tantissimi oggetti di uso comune che abbiamo in casa e che adoperiamo ogni giorno, la carta assorbente da cucina è sicuramente uno di quelli più utilizzati in casa, ma da oggi siamo certi che non l'userete mai più allo stesso modo, perché noi di Mamma Style stiamo per mostrarvi alcuni utilizzi alternativi davvero unici. Infatti, la prima cosa che potrete fare con la carta assorbente da cucina sarà pulire i vetri. Vediamo insieme. Infatti, essendo di carta, non solo ha un altissimo potere assorbente, ma eviterà di lasciare tutti quei fastidiosi pellucchi che alcuni tipi di strofinacci possono rilasciare. Sarà perfetto per igienizzare e pulire ogni tipo di superficie. Il secondo metodo che vi proponiamo è alquanto bizzarro. Infatti, se vi siete accorti di non aver messo vino o la birra in frigo, vi basterà fare questo. Se volete la vostra bibita fredda in tempi record, vi basterà bagnare un paio di fogli di carta da cucina, avvolgerli intorno alla bottiglia e riporre tutto nel congelatore. Nel giro di 10 minuti la vostra bibita sarà perfettamente fredda. Ultimo metodo per utilizzare la carta da cucina invece è questo. Se volete evitare che l'umidità rovini il vostro zucchero, procedete in questo modo. Prendete il barattolo contenente lo zucchero. Ponete un foglio di carta sopra la superficie dello zucchero. Chiudete il barattolo e vedrete che non si rovinerà più. Come sempre, se ti va, lascia un like, iscriviti al nostro canale e per tantissime altre novità visita il nostro sito www.mammastyle.it. Dopo aver gustato